Ciao a tutti ragazzi, qui è Dada che parla e ho pensato bene, visto che sono appena tornato da scuola, di fare un bel live di Minecraft. Sì, detto tra noi, non è la prima volta che ci provo e sarà tipo la sesta che ci provo a farlo. Visto che odio sempre come viene fuori, vabbè, questa volta mi sa che la tengo. Allora, devo farvi un bel video della mia casa di Minecraft e questa è la mia casa di Minecraft. L'ho fatta tutta senza trucchi, in Reddit, Too Many Things o qualsiasi altra stronzata. È stato uno sfacello. Vi giuro, ci ho messo un casino. Oddio, andavo avanti non solo a farmi la casa, cioè puntavo proprio all'obiettivo del gioco, cioè rifugio sicuro. Stanza pozioni, pozioni, magie, boh, pipe cavalli o cagate varie, insomma, dai, quelle che fanno tutti. Allora, iniziamo con un bellissimo fossato. Sì, esatto. Ci sono caduto dentro. Un bellissimo fossato anti-mob. Così io, magari, dicono c'è l'acqua. Magari non vengono di qua. E se metti, che sono proprio bastardi, dei figli, ecco, e vengono di qua, ho fatto un bellissimo steccato. Così non riescono a saltarlo via, a parte i ragni, con le jack-o'-lantern. Così loro di notte non si avvicinano. Perché mi sembra di aver capito che hanno paura, tipo una roba del genere. Beh, non ho idea. Vabbè, boh, iniziamo subito, tanto vale. Allora, la mia casa iniziava, cioè inizialmente partiva da questo piccolo rettangolo in mattoni. Pietra, mattoni, vabbè. Cazzo che è. Da questo piccolo rettangolino, che dentro era così. Un piccolo rettangolino. Ovviamente non c'era il tavolo, non era fatto così. Poi si è espanso di qua, in cucina, insomma. Dove ha forni e allevamenti, che fra pochi secondi andremo giù. Dispense di cibo. Tavolo del crafting e cactus. È la mia riserva personale. È un modo in cui i cactus possono crescere all'infinito. Se volete magari un tutorial su come costruirla, basta che lo scrivete nei commenti e io sarò felicissimo di farlo. Allora, andiamo subito dalle brutte bestie che ho qua sotto. Iniziamo da quelle più odiose, non ce ne sono. Iniziamo da quelli loro, i maiali. Eccoli qui, i maialini. Che cazzo ci fai qua sopra tu? Affanculo. Perché cazzo mi vai? Fai paura. Oh mio Dio, fai paura. Cuto non ti muore, sti qua. Ah! Cosa mi guardi? Fuggi. Ok, questi erano i maiali. Che ogni tanto vengo qua, li ammazzo ne ammazzo un po' e mi faccio la cena. Poi ci sono quelle che odio di più. Le pecore, le odio. Sono tantissime, non so quante hanno fatto a moltiplicare con quel cazzo di grano. Via, vaffanculo. Ecco, sono tantissime. Poi ci sono troppe. Vabbè. Qual è la rosa? Ah no, era solo il colore. Vabbè. Era solo un riflesso. Aspetta, non ci sono riflessi in Minecraft. Vabbè, ero sullo spalsato. Ma cazzo, sembra una rosa. Vabbè, fanculizzatemi. Fate paura. Siete troppe. Continua a trombare, sta piano. Vabbè. Galline. E anche queste sono troppe. O ne ho ammazzate un paio, oppure sono troppe. Vabbè, un po' ne ho ammazzate. Non fanno uova. Di solito è pieno. No, non ne ho. Oh, vai via. Strano, dimmi se non c'è più nessuno. Come fa? Ma cazzo te ne. Ok, vabbè, nessuno ha visto niente. Via. E gli ultimi, giustamente chi manca? Le vacche. Le vacche sono, mi sa che sono quelle più utili, forse. Perché le galline non servono un cazzo. Cioè, le piume, io ho un modo tutto mio per. No, le piume, sì, che cazzo dico. Sì, le piume servono per fare le frecce, ma. Io ho un modo tutto mio per recuperare le frecce, che è molto più comodo. Dopo vi farò vedere. Loro sono utili, cioè abbiamo il cuoio, ci danno la carne e se avete un secchiello basta che glielo sbattete nel culo e vi darà il latte. Sì, il secchiello si intende, cosa pensate? Ok, andiamo qua sotto. Torniamo giù. Cioè sì, sto parlando. Torniamo su. Vai. Ok, cucina fatta.
Qua sotto. Coltivazione. Iniziale, cioè, era la prima cosa che ho fatto. Perché giustamente si perdono. Ma che cazzo è? Porca trota, era un facile. Ecco perché continuiamo a perdere vita. Io non pensavo di essere in Pacifico. Vabbè. Ecco i polli cosa salgono. Ve li mangiate, vi danno un casino di cosce di pollo. Beh, questa era la mia prima coltivazione di grano, tanto per fare i panini, tanto per sopravvivere alle prime notti di Minecraft. Che credo che sia il problema principale. I primi giorni, poi basta. E qua ho angurie, qua ho zucche, qua ho ancora angurie, qua in mezzo c'ho Gesù Cristo. Poi basta. E poi, finalmente stanza di sopra. Qua si comincia ad andare in meglio, perché questa stanza era veramente brutta. Queste scalinate. Bello. E in questa stanza, la mia ex stanza da letto, tutta illuminata, piena di torce. Non so perché c'è un posto di torce. Vabbè, con lì tipo dei cani di bambù, tipo siamo in un giardino zen. E lì un bel lampadario. Questa qua è la mia stanza del libro, delle magie, insomma. Incantesimi, quel cazzo che è. L'ho ricoperta, cioè l'ho interamente coperta di libri, così il libro può fare magie fino al livello 50, credo, non vale dire stronzate. Fino a 50, credo, qua sopra. Per un problema di spawn dei mob, ci ho fatto là sopra, vedete, là sopra. Vabbè, ci vado. Qua sopra, il letto. Sì, almeno ne sono sicuro che lì non mi nascono i mostri. Questo qua è una stanza, una delle più grandi, è un mega magazzino. Dove ho dentro di tutto, comunque un bel focolare. Qua ho di tutto. Che bei quadri. Qua gli elmi, spade, qua tutti i picconi di tutto, tutti anche incantati, vedete? Quelli qui. E poi qua, eccole qua, tutte queste frecce. Adesso no, vi dico subito, non ho usato i trucchi, ve lo ripeto, ma è solo un modo un po'. Dio, non è un trucco una roba del genere, è solo che. Vabbè, dopo vi spiego, voilà. Stanza con un crocefisso, una croce gigante sul soffitto. Vabbè, un po' inutile. Che belli i quadri. Ah, abbraccio il creeper. La stanza degli ospiti, una stanza del cacchio. Vabbè. E qua ovviamente la jacuzzi con delle foglie in cui ci puoi saltare sopra. Va bene. Questo qua è un bel ponte, bello, abbastanza lungo, con un poggioletto. Con vista su il niente, cioè non c'è un cazzo. Vabbè, tanto vale che se ne frega. Andiamo. Quella lì è una stanza totalmente fatta in foglie che ho fatto. È la stanza delle pozioni in cui io creo le mie pozioni, insomma. Qua ho tutti i miei ingredienti. Calderoni che alla fine non servono a niente, servono solo per riempirli d'acqua. E qua le pozioni? Pozioni da danno, pozioni di forza, ecco, resistenza al fuoco, esatto. Qua dovrei avere, se non sbaglio, vediamo. Qua ho velocità. Esatto. E quindi mi manca la cura istantanea. Ehi, fuck yeah. Che belli, brewing stand. Vabbè, non so se si chiama in inglese, sono un ignorante. Iambicchi, iambicchi, ma magari il cazzo, eh. Qualcosa che fa le bolle. E là c'è tutto. Vabbè. Sì, sto camminando guardando a sinistra per un motivo, dopo vi spiego. È per non farvi vedere una cosa. Andiamo giù di qua. Ora andiamo nella mia stanza giochi. Non è una stanza giochi, è solo perché è tutta colorata. Andiamo qua giù, 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 giù. Eccola qui. Guarda che bella. Tutte queste piastre per terra. Il bonsai. Un altro bonsai. E là sotto. Ta-da! Oh mio Dio, ma cosa hai fatto? No, niente, è solo una scala scomparsa, cioè, niente. E qua dentro il portale per il Nether. Qua c'è la roccia del Nether, la Nether roccia, quella infuocata. Non è infuocata, che cazzo dico? Non è infuocata, è solo che se gli dai fuoco continua a bruciare all'infinito. Poi come casa dovrei aver finito come casa dentro. Fuori c'ho la figata. E
Ora mi farò vedere. State pronti? No, no, non è questa figata. La figata è un'altra. È questa. Siete pronti a sconvolgervi la vita? Questa cosa potrà bloccarvi la crescita. Boom! Un creeper gigante che guarda all'orizzonte. Una delle cose più lunghe che ci avessi mai fatto. Ci ho messo 2 giorni a fare solo quel cazzo di creeper. Ho tosato tipo 80-90 pecore. Mi stanno odiando le pecore per questo. A me mi sono scritto. Ma che cazzo dice? Vabbè. Volevo dire il WWF, ma il WWF c'entra con i panda, non c'entra con le capre. Forse sì. No, c'entra con i panda. Va bene. Qua dentro, sento in questa stanza, è la mia stazione. E qua dice che col secondo binario vado alla stazione degli scheletri. È un po' stupido scrivere secondo binario perché di binari ne ho solo uno. Ed è il secondo. Prendiamo la mia bella carrello da minatore. Andiamo! Andiamo! No. Ok, arrivato. E qui penso proprio che taglierò perché ci si mette tipo un quarto d'ora a scendere sta cazzo. Ok, Ok. arrivati. Eccoci qua, signori. E questo è il mio modo per raccogliere frecce infinite. Ho trovato uno spawn di scheletri. L'ho racchiuso in una stanza abbastanza grande. Metto qua così mi blocco. Allora l'ho racchiuso in una stanza. L'ho riscavato sotto e attorno. Così è. Lo spawn è diciamo che è sospeso in mezzo a. A un cazzo, non è sospeso in mezzo a niente. Sotto ci ho messo l'acqua che confluisce qua. In un cubo gli scheletri non possono passare. Quindi si bloccano lì dietro. E vedo che la corrente gli spinge in giù. Dopo un po' soffocano e muoiono. E adesso proviamo a vedere. Metto in difficile così spawnano più in fretta. Adesso dovreste vedere, se non sbaglio, uno scheletro che cade. Dopo un po' perde il fiato, comincia a perdere vita. E appena muore, mi droppa le frecce o l'osso, che cadono lì, cadono qua. E se tolgo il blocco, vedete che l'acqua confluisce in fondo al tunnel. Oh, eccolo qui lo scheletro. Ciao bestia, come va? 100 amico ti fa compagnia, che belli che siete. Fanculo, siete culattoni. Fatto schifo, fatto schifo, fatto schifo, fatto schifo. Cioè, mi chiedo come fanno a trattenere il fiato se non hanno i polmoni. Beh. Forse lo tengono nel culo il fiato, tipo. Eccolo lì, vedete che droppano le cose. E la corrente pian piano me le fa confluire fino a. Dai. Sì, e visto che non c'ho più voglia di stare qua a guardare gli scheletri che soffocano, andiamo via. Wii, corrente! Andiamo su. Oh, arrivato. Oh. Andiamo verso l'infinito e oltre di nuovo. Arrivati! Siamo arrivati, grazie a Dio. Oh, usciamo da sta stanza. Allora, come stanza dovrei aver finito tecnicamente. Allevamenti, fatti vedere. Faccio vedere la sua stanza che è stupida. Adesso perché ci ho fatto. Ho imparato a fare l'ascensore con la redstone e i pistoni, vedete? Il funzionamento è questo: vedete che i pistoni salgono tutti. È una stanza normalissima, dentro non c'è un cazzo. Basta mettersi qua dentro, in mezzo ai 2 pistoni, premo il pulsante e andare. Fantastico, ora c'è una caduta drastica. Aia, mi sono spaccato una gamba. E ora l'ultima cosa che devo farvi vedere, sì, è la mia coltivazione. Allevamento, se si può chiamare così. Un allevamento, diciamo. Che cazzo è successo? Vabbè, il mio allevamento di slime. Perché gli slime io non li trovavo, a dire la verità. No, ho cercato su internet, su YouTube, ho trovato un video di Ambu. Che ringrazio perché mi ha fatto. Cioè, c'era un modo, questo modo qua. Di trovare gli slime. Perché bastava mettere un dato su internet. E internet stesso sito ti diceva delle coordinate in cui c'era la più alta probabilità che potevano lasciare gli slime. Ti dava le 4 coordinate. Questa è l'angolo in fondo e gli altri angoli. Ho scavato tutto. Cioè, ho scavato. Diciamo la verità, ho fatto scavare a mio fratello. L'ho sfruttato per fare il neanche scavatore. Perché questa casa è anche sua.
L'ho fruttato, ha scavato il buco e adesso abbiamo gli slime praticamente infiniti, insomma. Cioè, è un bel guadagno perché... Oddio, ci fai poco... Cazzo. Vabbè, no, ci fai le pozioni, ci fai... Boh. Che cazzo è quello? Ah no, vabbè. Stavo guardando fuori dalla finestra un tipo che sembrava Gesù Cristo. Vabbè. Ci fai le... Stavo dicendo, ci fai le pozioni e ci fai... Ah, anche i pistoni appiccicosi. È per quello che li ho presi io, per fare la scala scomparsa che avete visto nella stanza colorata di prima. Mi servivano i pistoni appiccicosi e ho dovuto aspettare di fare quel buco gigante. Ok, vediamo se è finito. Sì, tutte le stanze fatte vedere. Yes! Ok, vi dico subito questo è il mio primo commentary, quindi beh. Ci siete arrivati fino qua in fondo, vi ringrazio, anche se non credo, perché dopo 5 minuti di sto video mi sarei già rotto le palle. Comunque, se siete arrivati fino qua in fondo, capirete subito che è il mio primo video. Spero, se vi piace, ne farò altri. Quindi mettete un bel mi piace, non vi costringo perché a me non piace. Ma se a voi è piaciuto mettetelo, commentate, chiedetemi se volete qualcosa, qualsiasi domanda fatela pure. E se vedrò che i video piacciono, andrò avanti, ovvio, non solo con Minecraft, anche con qualcos'altro, ma comunque vedrò di fare qualcosa. Ok, ragazzi, questo è tutto. Qui è Data che parla e ciao ciao! E partiamo verso gli scheletri! Sì, nell'infinito e oltre! Ma che porco! C'è un epic fail gigante come una casa. Tanta fortuna che taglio. Vabbè. Però al Andiamo. contrario. Che bello. Un mondo tutto colorato. Un creeper gigante. Porca puttana, è vero, anche all'andata mi è successo. Mamma, che coglione che sono. Mamma, già è il primo video che faccio, già sti epic fail, dico. Vabbè, ci si deve abituare. Dai. Dai.